Siamo ritornati a MasterChef, prego Domenico, cosa stiamo facendo? Allora, prima l'ho impastato un po' a mano e adesso l'ho messo di nuovo nell'impastatrice, perché era un po' dura. Ho aggiunto un po' di vino e adesso possiamo continuare l'impasto. Pronto? Pronto, buonasera signora Simona. A lei cara signora, buonasera, benvenuta. Stasera è goloso, eh? No signora, perché è bravo il nostro chef che sta facendo, ha visto cosa? Sì, ho tutto impigliato. Tutto impigliato. E questo gli volevo chiedere, come mai l'ha fatto a freddo? Perché l'ho fatto a freddo? Noi sì. Lo facciamo con il vino caldo, con il vino caldo, sì. Invece tu? Invece io l'ho usata a freddo. L'ha fatto a freddo? Perché la farina diventa più morbida e più elastica. Sì, ha ragione signora. Dovevamo riscaldare il vino? Sì, si doveva riscaldare il vino e poi si incorporava la farina. È lo stesso comunque il procedimento? Sì, è uguale. Sente di più a lavorare così? Sì, ha ragione signora, me ne sono accorto. Se ne è accorto, bravo il nostro Mimmo che è sincero. Va bene cara signora, grazie a lei, grazie mille. Certo. Grazie, arrivederci. Certo. Hai visto? Pronto? La piccolina è lì? Buonasera, sì, benvenuta. È qua vicino, signora. Buonasera. Volevo chiedere a Mimmo. Mi dica. Perché c'era scritto due volte lo zucchero? Perché la seconda volta sarà nel ripieno, forse era nel ripieno, hanno fatto vedere anche il ripieno? Non lo so. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Ciao. Grazie a lei, cara signora, arrivederci. Arrivederci. Allora. Scusate, io tolgo in guanto. Sì. Quindi diceva la signora che con il vino caldo... Sì, col vino caldo, sì, adesso mi ricordo. Con il vino caldo la pasta diventava più elastica. Più elastica, sì. Comunque noi l'abbiamo ripresa la pasta. Ah, è vero, l'abbiamo ripresa. Sì. Allora, impastiamo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera signora. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buon lavoro. Che dolce fa? Sto facendo la pitta impigliata, signora. Cosa? La pitta impigliata, io non so come la chiamate dalle vostre parti comunque. E no, voi non lo dico mai questa. Allora seguiamo questo procedimento. Beh, questa allora... Simona? Sì, cara signora. Liberata, sì, però siamo concentrati sul piatto, sulla pitta impigliata. No, non ti voglio dire altro, no. Come? Ma andata a fare a Cosenza quando tornate? Noi saremo a Cosenza sabato al Cities, la City, saremo a Cosenza sabato pomeriggio, liberata, ma vi darò tutte le informazioni nel corso delle altre puntate, va bene cara liberata? Grazie mille, grazie, ciao cara, grazie. Prego. Okay, sì. Adesso tra poco noi attendiamo e cominciamo a fare le nostre pitte pigliate. Li faremo, diciamo, monoporzioni, non faremo la tradizionale. Ah, piccoline. Sì, piccoline. Va bene, pronto? Okay. Pronto, buonasera signora, buonasera. Ci ha messo solo vino dentro. No signora, vino, olio. Non l'ho visto questo passaggio dell'olio. Olio quanto ce ne vuole? Le dosi le abbiamo date... Le dosi forse è meglio se li diamo alla fine. No, siccome non c'è... Ce l'ho scritti. Voglio sapere quanto ha messo... insieme zucchero, uovo e olio. Sì, li ho messi insieme signora. Sì, li abbiamo messi insieme signora, prima i liquidi e poi i solidi, va bene? Insieme il vino e l'olio. Prego, Domenico. Sì, prima il vino, poi l'olio, comunque è indifferente, potete mettere anche prima l'olio e poi il vino. Va bene. E le uova pure insieme? No, senza uova, questo è proprio per i vegetariani, non c'è uova, non abbiamo grassi animali. Vabbè, grazie. Grazie a lei, cara signora, grazie, arrivederci. La dobbiamo stendere a mano. La dobbiamo? La stendiamo a mano, questa qua. La stendiamo a mano, va bene. Allora, Paolo, mi prendi il mattarello? Mattarello.
Pronto? C'è più? Domenico, prego, sì, spiega, grazie. Noi stiamo stendendo semplicemente la pasta. Faremo una striscia dove poi faremo le nostre pitte impigliate. Lo sai cosa mi serve, Paolo? Non taglia pasta, così. Ricordiamo, stiamo facendo la pitta pigliata. È un è un dolce calabrese. Sì. Dalle nostre parti si fa verso maggio. Come mai? C'è la festa della Madonna. Quindi invece in altre zone la fanno a Natale, per esempio. E poi sai cosa mi serve, Paolo? Mi serve anche dello spago. Dello spago, per favore. Poi noi mettiamo l'olio. Spennelliamo con l'olio. Mettiamo le nostre mandorle tritate. Poi mettiamo il nostro zucchero. Poi mettiamo la nostra uva passa e mettiamo anche il miele. Scusami un attimino. Arrotoliamo la pasta e poi semplicemente facciamo le nostre pitte. Poi arrotoliamo. Arrotoliamo, sì. Stiamo seguendo tutti con attenzione. Attenzione. Veramente, questo bel procedimento, vai. Ok. Li facciamo una porzione, Simona. Piccolini, però ancora non è completata. Tipo rose? Sì, verranno tipo roselline. Pronto? Pronto? Buonasera, sì. Simona. Buonasera a lei, buonasera. Senta, io chiamo da Crotone. Sì, buonasera. Volevo fare un rimprovero al pasticcere là. Mi dica. Pasticcere, perché la pitta inciusa, come la chiama sì. Lui. Impigliata? Pigliata. Pitta impigliata. Si chiama pitta inciusa e la facciamo a Crotone questa. Eppure alla festa della Madonna di Capocolonia. Ma anche a Isola la facciamo. Ma anche a Isola. Passa nella macchina. Perché è una pasta un pochettino difficoltosa questa. Uno ci prova. Si fa con olio, vino e rum insieme, poi ci vuole la cannella e il garofano. Vabbè, gli ingredienti comunque quelli sono, ognuno mette a piacere. Se lui è di Isola, sicuramente ci sarà stato a Crotone, alla siciliana. Sì, però io sono invece pasticcere della siciliana. Caro signore, però comunque ci saranno tanti modi per farla. Allora, questa, lei è di Crotone. In tutta la Calabria, lui è di Isola Caporizzuto, lei è di Crotone. Appunto, a Cosenza la faranno in un altro modo, a Isola Caporizzuto in un'altra ancora, a Catanzaro in un'altra ancora. E ognuno qui, se lei vuole, però può venire qui a farle e a farli dolci. Vuole venire a MasterChef? Per l'età, ho fatto il pasticcere 25 anni. Perché non può venire a MasterChef? Magari ci fa vedere. Quando vedo certe cose che non vanno, a me mi viene un pochettino. Ha ragione, ha fatto bene, però se lei vuole partecipare alla nostra trasmissione, può farlo. Vado a provare a Isola, così gli do qualche cosa. Va bene, mi farebbe piacere, mi lasci il numero che poi ci incontriamo. Va bene, va benissimo, la ringraziamo, grazie mille, arrivederci. Complimenti per la trasmissione. Grazie, gentilissimo. Comunque io invito buona veramente serata. Chiunque io volesse. Io tutte le sere. Grazie mille, grazie, arrivederci. Chiunque volesse partecipare alla nostra trasmissione, mostrarci la propria arte, può farlo tranquillamente, noi siamo assolutamente disponibili. Intanto spiegaci tutto quello che fai. Nel frattempo, noi adesso avvolgiamo, essendo che l'abbiamo fatto monoporzione, non l'abbiamo fatto quella classica, scusa. Allora. Monoporzione.